spaventata. Me ne sono accorta. Credevo che fosse un sogno. Forse sono un sogno. No. No, no. Spero proprio di no, Ronnie. Non te ne andare un'altra volta. Ero così sola senza di te. Dei soldi, sai, non me ne importa niente. Oh, per mangiare ci si arrangia sempre. Ma è proprio che non ce la faccio più a stare sola. Non ce la faccio più. È la prima volta che ti vedo piangere. Beh, a cosa serve poi piangere? Io invece a volte vorrei poter piangere. Se tu avessi pianto più spesso, sarebbe stato più facile. Ma no, è soltanto che non ce la faccio più, ecco. Sono vecchia oramai, non ce la faccio più. Chi ti dice che io ce la farò? Tu. Ma cosa dici? Ma certo che ce la farai. Tu sei giovane, ti sistemerai. Io sto male, mamma. Male? Non fisicamente. Sono tornato per questo. Ma come? Non ti piaceva il lavoro che facevi? Scrivevi sempre che eri felice, che era una grande esperienza, che... Io odiavo quella cucina. Come? Io odiavo quella cucina. Gente che andava e veniva e ci stava sempre troppo poco per cominciare a capirsi. Lo sai cosa ho scoperto alla fine? Che sono tutte balle. L'idea di guadagnare qualche soldo onestamente è una balla. Un uomo lavora tutta la vita e se a 65 anni ha messo da parte 1000 sterline può già dire di essere fortunato, ricco. Ma quanti ci riescono? Per ogni direttore di ristorante ci sono 20 cuochi terrorizzati dalla vecchiaia. Ecco quello che siamo. Gente terrorizzata dalla vecchiaia e spera di vincere il totocalcio. Ti faccio qualche cosa da mangiare. Hai fame? No, non voglio niente, Greg. Voglio parlare con te. Sì, ma devi mangiare qualche cosa. Hai viaggiato tutto il giorno. Non voglio mangiare, voglio parlare! Va bene, ti faccio una tazza di tè, l'acqua bolle. Ah, Ronnie, dai retta a me. Distenditi, riposati e vedrai che domani sarà tutta un'altra cosa. Sempre ottimista, vero mamma? Basta che ci sia da mangiare e da dormire. Non c'è nessun motivo per sentirsi degli infelici. Sarebbe stato un bel affare se non fossi stato ottimista in tutti questi anni. Papà, come sta? Papà, poveretto, sai, era stanco. Lo vedrai domani. Ah, vuoi dei biscotti? Oh, che stupida, la torta! L'ho fatta apposta per te, quella che ti piace tanto. Smettila di agitarti, mamma! Scusami. Mamma, sei ancora nel partito? Sì. Immagino che non ti sei preoccupata di leggere quello che è successo in Ungheria. In Ungheria? Guardami, mamma, parlami. Dimmi chi aveva ragione e chi aveva torto. Fallo per me. Io sono qui e 1000 voci diverse mi spaccano la testa. Sai, non vedevo l'ora di tornare per accusarti. Per accusarmi? Tu non me l'hai mai detto che c'erano dei dubbi. Ma che dubbi? Di che cosa parli? Tutto è franato intorno a te e tu non te ne accorgi. Ma cosa? Cosa? Avanti, spiegati. Che cosa è successo ai compagni, mamma? Io mi vergogno persino a chiamarli così, compagni. Perché arrossisco?
Perché mi vergogno a dire parole come democrazia, libertà, fratellanza? Non vogliono dire più niente. Io non ho più niente da dire su niente. Ricordi, quando scrivevo e volevo diventare un grande scrittore socialista? Io adesso non riesco a capire una parola, una semplice parola. Mi guardi come se parlassi turco. Ma non t'ha fatto male leggere che nell'Unione Sovietica hanno assassinato il comitato ebraico antifascista? Anche tu. Monty Blatt è stato qui qualche mese fa. Diceva le stesse cose. Anche lui è uscito dal partito. E adesso ha una drogheria a Manchester. Dave e Ada se ne stanno in campagna. Frisch lavora da un rivenditore. E lo zio Amy che se ne sta in casa a far quattrini. E la zia Sissi, l'ex attivista entusiasta, che gira da un parente all'altro. Che cosa è successo? Ci hanno imbrogliato? O ci siamo imbrogliati da soli? Io non lo so, santo cielo, non lo so! Ma lo capisci cosa vuol dire ad un tratto non sapere? La cosa tremenda è che non me ne importa niente. Bevi il tè, Ronnie. Sai qual è il guaio, mamma? Non lo indovini? Ronnie, tu sei stanco. Tu lo sai qual è il guaio, lo sai, ma non vuoi ammetterlo. Ronnie, dammi retta, vai a riposare. Il guaio è che delle istituzioni politiche, della società, alla gente non gliene importa niente. Ah, Ronnie. C'era qualcuno di nostra conoscenza, vero? Che odiava il lavoro, non sopportava la disciplina della vita quotidiana, non capiva se stesso e si dette per vinto. Anch'io ho perso la fede e l'ambizione. E adesso lo capisco benissimo, papà. E mi pento di aver alzato la voce contro di lui. Sei pazzo. Lo sai che ho ragione. Tu non hai mai avuto ragione, mai, su niente. Tu volevi che tutti fossero felici, ma felici come volevi tu. E adesso guarda quello che è successo. Hai sempre voluto una famiglia. E la famiglia è andata in pezzi. In malora! Hai sempre voluto il grande ideale. Il grande ideale ti è scoppiato sotto il naso. Ma tu non te ne vuoi accorgere, ti rifiuti di accorgere. Io non lo so come fai, ma lo fai. Lo fai e basta. Sei un caso patologico, mamma. Lo sai? Sei ancora comunista. Sì, sì. Sono ancora comunista. Beh, uccidimi allora. Sono comunista. Ma lo sono sempre stata, da quando tutti erano comunisti. Lo sai che quando tu eri piccola e c'era la disoccupazione, tutti erano comunisti? Ah, adesso è diverso. Già. Adesso la gente si è dimenticata di come andavano le cose allora. Certe volte penso che non vale proprio la pena di lottare per loro. Fanno così presto a dimenticare. Ma dagli qualche scellino da mettere in banca e qualche soldo per comprarsi un televisore. E subito pensano che non c'è altro da avere, che non devono più pensare. Ed è questo quello che vuoi tu? Un mondo di gente che non pensi più? E io mi dovrei accontentare di un televisore. Ma guardalo lì, mio figlio. Vuol morire. Ma non ridermi in faccia, mamma! E che cosa devo fare? Mettermi a piangere ancora? Vuoi che ci mettiamo tutti a sedere e a piangere? Io non riesco più a vedere le cose bianche e nere come le vedi tu. I miei pensieri continuano a scoppiare come bolle, hai capito? Questa è la mia vita, tante bolle che scoppiano! E poi hai il coraggio di dire a me che sono un caso patologico. Credi che non mi facciano male le notizie dell'Ungheria? Ma credi che io sappia quello che è successo o quello che non è successo? Chi di noi lo sa? E dove sono i nostri amici ora?
e di chi mi posso fidare. Ma è tutta la vita che lotto per un partito che voleva dire libertà, fratellanza. E vuoi che l'abbandoni ora? Ma se l'elettricista che viene a aggiustare una valvola sbaglia e la fa saltare, che cosa faccio io? Smetto di accendere la luce. Il socialismo è la mia luce, Ronny. Lo vuoi capire? Io sono una donna semplice. Ho bisogno della luce e dell'amore. Tu pensi che io non ho voluto abbastanza bene a tuo padre, vero? Beh, allora sai cosa ti dico? Quando Ada aveva 8 anni e aveva la difterite, io ero incinta. Ho chiesto a tuo padre di portarla all'ospedale, ma lui non ha voluto. Non avevamo un soldo, perché lui non voleva lavorare e io non sapevo che cosa fare. Tuo padre è sparito ed è stata la signora Bernstein a salvarla. Te la ricordi? No. No, no, tu non te la puoi ricordare perché è morta prima che tu nascessi. L'ha salvata dandole da mangiare. Sì, signore. È stata la minestra della signora Bernstein a salvarla. Ada se ne ricorda ancora il sapore. Dice che è un sapore affettuoso. Brodo di pollo con l'orzo. Domandaglielo. Anche i miei fratelli, sai, non avevano un soldo allora. E una crosta di pane e una tazza di tè, era una manna. Ma tuo padre invece aveva i soldi dell'assistenza e mi hanno detto che l'avevano visto mangiare dei sandwich in un bar. Non gliene importava niente. Chi lo sa, forse era la sua malattia già allora, perché in fondo non è mai stato un uomo cattivo. Non beveva, non ci picchiava, non giocava, aveva sempre degli amici. E allora, che cos'è che non andava? Ma io non l'ho mai capito. Io so soltanto che con lui riuscivo soltanto a litigare perché non gliene importava niente. E guardala adesso. Adesso non gliene importa niente di vivere. E io ho sempre lottato con tutti quelli che non davano importanza alle cose. E anche adesso, sai, le autorità, i negozianti, gli schifosi rappresentanti dell'assistenza sociale. Se volessi potrei comprarmeli con un dito. E invece no, io continuo a combattere. Tu vuoi diventare come tuo padre, come loro. Benissimo. E io combatterò anche con te. E perderai un'altra volta. Ma tuo padre era un debole. Non avrebbe mai avuto il coraggio di lasciare sua madre e andarsene all'estero come hai fatto tu. Guarda che non te lo dico per rimproverarti. Al contrario, te lo dico perché tu te ne renda conto. E poi, ma che cosa importa se tuo padre è un debole o se il tuo padrone è un imbecille? Sono esseri umani e finché ci saranno gli esseri umani, ci sarà sempre l'idea della fratellanza. Ma questo non vuol dire niente. Anche se esistono gli esseri umani. Niente. Anche se esistono. Niente. Va bene, va bene. Allora non vuol dire niente, eh? La gente va e viene. Le guerre distruggono e non vuol dire niente. Che cos'è? Filosofia? Lo so, lo so, lo so. Non c'è niente che significhi qualche cosa. È così, no? Niente. E allora crepiamo pure. È questo, no, che otterremo? Di morire. No. No, no. Tu non vuoi questo, Ronny. È vero? Ronny, ti prego, non farmi finire la vita pensando che ho vissuto per niente. Ronny, mi senti? Bisogna che te ne importi degli altri, altrimenti muori. Io non posso, mamma. Non ancora. No. Muori, Ron.
Muori se non te ne importa. Bisogna che te ne importi, altrimenti muori.